Abudio, si torna indietro nel tempo nella gestione dei mails, la squadra conobbe una brutta sconfitta, nella stagione attuale arriva la prima per il Rimini sotto la gestione Rota, contro una squadra che dopo l'ottimo inizio era stata perfino primatista del girone, aveva perso un po' lo smalto e la luce fino a ritrovarla dopo la prova odierna. In mezzo all'area maglia bianca si rende subito pericoloso questo assolo di Cortesi che non trova deviazioni vincenti sotto misura ad opera dei propri compagni. Ma dall'altra parte l'asse Piscitella Germinale sta lì a dimostrare di che pasta è fatto il Rimini, l'ex vice Pesaro sfiora così la marcatura. In fase di ripartenza il Rimini perde palla permettendo a Faggi di arrivare a tiro, Marietta risponde presente. È la volta della stella ex Entella Andreis, il giocatore in contropiede va vicinissimo al gol del vantaggio, pallone fuori di un nulla. Quando il Rimini ha palla tra i piedi vale il prezzo del biglietto, Gabbianelli di tacco smarca lo Duca, traversone sbagliato per l'ex Catania. Dall'angolo e chiusura di tempo i padroni di casa passano con questo stacco di testa a cura di Pierantozzi. Davvero bello e preciso l'inserimento da parte del numero 2 di casa. Sarà questa l'unica sbavatura in fase d'attenzione da parte della difesa di mister Gaburro. Nella ripresa Piscitella scodella questo pallone per Greserini, centrocampista è bravo in fase di inserimento con Malagoli che si fa trovare pronto. Da calcio piazzato in Piscitella nasce il colpo di testa di Tanasa, Malagoli lo trattiene permettendo all'Astro Tonelli sempre di testa di ribadire il pallone alle sue spalle. Il Rimini giunge al pareggio con leggera complicità del portiere di casa, potremmo dire fino a questo punto pareggio meritato. In mezzo all'area mette il naso fuori dalla propria area di rigore, con scioltezza e semplicità amministra la sfera portando alla conclusione finale Cortesi, ma Marietta c'è. Da punizione il Rimini torna a rendersi pericoloso dalle parti Malagoli, il portiere vede all'ultimo il pallone in tuffo, riesce ad evitare pericoli maggiori. Dopo un'azione confusa che porta a un batti e ribatti, Gabbianelli prova a trovare la via dei gol, il pallone si alza sopra la porta difesa da Malagoli. Ma l'ingenuità la commette il Rimini dall'altra parte, gentile omaggio del pallone al numero 10 Cortesi che una volta penetrato in area viene atterrato da Panelli. Dal dischetto lo stesso Cortesi non tradisce l'appuntamento con la rete per il 2-1 finale, mandando in estasi tutto il pubblico di casa e i propri compagni. Nel finale è lo stesso Pannelli a farsi perdonare per il rigore concesso, ma il suo colpo di testa viene sventato da Malagoli e a nessuno dei biancorossi riesce il tap-in vincente. Termina qui una gara dove, nonostante la sconfitta, il Rimini si dimostra una squadra fortissima con il mezzo Lara che compie l'impresa di giornata.